La penthouse illuminata della Domino Sugar Factory, la vecchia fabbrica di zucchero del 1884 a Williamsburg. Lo storico edificio in mattoni rossi, oggi uno dei luoghi più cool della Grande Mela, vista a mozzafiato sullo skyline di Manhattan, è il luogo scelto da Bulgari per presentare la nuova collezione di gioielli tubo gas. 20 pezzi tra bracciali e collane realizzati nell'inconfondibile storica maglia della casa, flessibile e morbida, nessuna saldatura, ispirata ai tubi industriali e nata negli anni 40. Quello che abbiamo prodotto a New York è una nuovissima collezione tubo gas, quindi ridisegnata, modernizzata, e ci voleva un luogo sia di storia come gli anni 40 di tubo gas, sia di modernità come la nuova linea tubo gas. Design industriale, audace creatività e maestria artigianale, le caratteristiche di una tecnica orafa divenuta inconfondibile simbolo della maison di alta gioielleria e orologeria, insieme alle collezioni serpenti e monete. Un mix di tradizione e modernità più che mai attuale. È un gioiello magico perché è molto tecnologico, ossia elastico. Il materiale della molla riprende sempre la sua sagoma di partenza, che ti assicura dopo 10, 20, 30 anni non si allarga mai o niente, quindi puoi sempre indossarlo dopo decenni. È una tecnologia molto più complicata, anche molto manuale. Ancora oggi si fabbrica a Valenza con gli stessi macchinari da 60 anni fa. Realizzata prevalentemente in oro giallo, la nuova collezione tubo gas presentata a New York è stata protagonista del secondo capitolo, dopo il lancio lo scorso anno a Seul, di Bulgari Studio, la piattaforma interdisciplinare di sperimentazione legata all'arte. Un dialogo con la scultura di luce cinetica realizzata da Christopher Bauder e la musica futurista di Masego, ma anche una festa per il rilancio di una grande storia. Rinasce la storia gioielliere che era il punto di partenza, per farne insieme a Serpenti, a Bizerouane, a Diva, un'altra icona di Bulgari per i prossimi 50 anni.